Eccoci qua ragazzi, si parte. Prima cosa che devo fare è devo dargli una pulita alla moto perché è tutta cagata, un fianco è cagato ragazzi. Agli ugellini, gli ugellini della Cumare. Guarda, qualche straccetto, qualcosa. Portoferraio pulisci auto. Dica la strada che ho fatto ieri, questa che conduce verso Portoferraio. Poi da Portoferraio non ci entrerò oggi a Portoferraio, ma andrò verso appunto la costa ovest. Ci dovrei andare a fare Monte Perone, Monte Capanne, farò appunto la costa, qua figa, sembra che ha piovuto. Ok ragazzi, inizia a diventare bella selvaggia la situation. Diciamo che mi ricorda molto la Sardegna, a parte le strade che non sono perfette. Infatti secondo me è un gran difetto è che le strade appunto non sono perfette, purtroppo. Però guardate che spettacolo, panorami davvero bellissimi. Se volevo andare in un punto panoramico, se ce la faccio, che bello. Bellissimo! Marciana! Comunque è un po'... un po' di umidità qua, fischia. Non c'è da dargli tanta confidenza. In teoria fra poco forse è una strada sterrata. Infatti, brava, svoltare a destra. Passa un po', vediamo. Non è neanche sterrata, almeno per il momento. Ci incagniamo su di qua ragazzi. Adesso vedrai che arriva un punto che ci dirà strada privata, proprietà privata. Figata ragazzi, wow. Spettacolo. Ecco qua, inizia a diventare un po' sterrato. No, con calmina. Sterrato, bel battuto. Che spettacolo. Però speriamo di vedere qualcosa però. Ma vaffa. Però bel posto. Porca loca.
spettacolo! Qua si fa la foto, qua si fa la foto! Scendiamo dal Monte Perone, andiamo verso il Monte Capanne, dove in teoria dovrei riuscire a prendere la capinovia per salire in cima, punto panoramico ragazzi. Non so quanto costerà, mi sa era sui 10 euro, però salita e discesa. E su mi sa che c'è anche il barrettino. Casio, tre moto, un casco integrale, oh mamma. Mare, guarda, montagna col mare. Spettacolo. Teniamo la sinistra, tipo forse. Wow. Quindi qua, Monte Capanne. Di qua, via. Spettacolo! Via tu Monte Capanne ragazzi! E
qua si va. Wow! Eccola qua! Cabino via! Oh, è aperta, cabino via! Ragazzi, cabino via! Balla un po', eh! Spettacolo! Andate qua! Eccomi! Cabino via! Monte Capanne, ragazzi. Dovrebbe essere il punto più panoramico dell'isola d'Elba. Sì, 20 euro pagato. Vediamo. A dopo, ragazzi. Balla un po', Ciao. Eccoci. Ma che spettacolo, ragazzi. Dopo lo facciamo volare anche noi il drone. Andiamo su in cima. Adesso prima magari se trovo un posticino in cui poter mangiare e rifocillarmi è meglio, però intanto proseguiamo. Guardate qua che bello spettacolo. E si è bagnata qua. Va a chiamare la fischia, spettacolo, bellissimo. Wow, spettacolo. Ma siamo arrivati in Sardegna, guarda, Sardegna, questa è Sardegna. Uguale alla Sardegna, ragazzi. Spettacolo, ragazzi. Guarda qua. Wow!
spettacolo, ragazzi, mi si è chiusa la vena. Che strada fischia, ragazzi, bellissima. Spettacolo. Bello. Una pista, una pista. Spettacolo, ragazzi. Che bella. Complimenti al ciclista, perché la rampa che ha su Pekinesta, Hai curva, contro curva, scalo marcia e via. Ah, che curve. Wow, spettacolo, guarda qua che bello. Guarda qua che bello. Spettacolo. Wow, wow. Madonna santa. Cioè qua siamo a più a capofitto sul mare. Bellissimo! Stop a 150 metri. Un piano. Per frana in atto. C'è la frana! Un piano! Attenzione qua! La Vesura Montagna, che la Vesura Montagna, tanto spettacolo, che strada c'è. Guarda qua, spettacolo. Che bella strada! Wow. Qua foto, ragazzi. Qua la foto. Spettacolo, ragazzi. Monte, vabbè, pagelline, fischia, è lì. Che dite, bella sta isola del Bono. Guarda qua, uguale alla Sardegna. È la Sardegna questa! E qua in pratica siamo alla spiaggia di Cavoli o Cavoli, e in pratica vorrei andare a vedere se riesco andare a Grotta Azzurra, che è proprio lì dietro l'angolo, dovrebbe essere. No, non c'è neanche un affitto pedalò qua. Spettacolo! Ma che strada! Ragazzi, ma che strada! Comunque la strada principale qua è bellissima, ragazzi.
Wow, ma che vista! Quello lì è la Kona dove sono io. Bellissimo, bellissimo. Ok, eccoci ragazzi. Ieri me lo son perso il Sunset Lover, ragazzi, quindi oggi adesso vado in spiaggia e ci gustiamo il tramonto della spiaggia direttamente da La Kona, dove sono ubicato per la notte. Quindi si va a La Kona, ragazzi, cioè siamo a La Kona, si va in spiaggia, sono 50 metri dall'albergo, in pratica c'è la spiaggia. E oggi concludiamo qua questo primo video con il Sunset Lover, ragazzi, con il Sunset Lover, che quando vedo i camper così, ragazzi, mi viene la voglia di andare a prendere un bel camperello, eh? Spettacolo, un bel camperello, e girare anche d'inverno magari. Non sono un tipo tanto da mare, strade di mare sì, ma andare a mare a fare il bagno io non sono tanto abituato, cioè non mi piace come storia. Comunque niente, adesso andiamo a vedere sto tramontino, ovviamente il sole dall'altra parte. Mare sembra abbastanza pulito. Comunque guardate che bella spiaggia. C'è gente ancora che fa il bagno a quest'ora, ragazzi. Che spettacolo! È un po' di tramonto, si vede, dai. E da questo posto spettacolare, con questo quasi tramonto, vi ringrazio di aver seguito anche questo video. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace, e niente, al prossimo video, in cui ci ritroveremo ancora in questa spettacolare isola, ovvero l'isola d'Elba. Vedrete voi cosa andrò a fare. Quindi ragazzi, state connessi, perché domenica prossima ci sarà altra roba, sempre qua dall'isola d'Elba. E quindi grazie ancora, iscrivetevi, bel like, ve l'ho già detto, e alla prossima. Ciao ciao!